È un furto. Ah sì, perché ha detto... No, vabbè. Mamma mia. Qua tutti giù li tira. Porca troia, che botta che ha dato. Funziona, raga, funziona. Questo è mio. Muori. Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere siamo tornati con Need for Speed Undercover con l'undicesimo episodio di questo bel let's play. Riprendiamo esattamente dal punto in cui ci siamo lasciati con lo scorso video, perché avevamo messo le mani su... No cazzo, già la polizia che mi cerca, su una Lamborghini Gallardo. Andiamo via subito perché abbiamo scoperto che a un certo livello di priorità vieni subito sgamato. Mamma mia che sound. Vieni subito sgamato dalla polizia che appena ti vede ti insegue. Siamo nella nuova zona, vedete che sono ambientazioni nuove. Mi ha fatto ricaricare il salvataggio e mi sono ritrovato qua. È strano in effetti perché non ci siamo mai stati. Molto più cittadino qua, vedi, molte più strade, molte più case. Mamma mia, c'è pure un benzinaio, la madonna. Una stazione di servizio con le contropalle qua. È pieno zeppo di polizia, raga. Cioè, guardate la minimappa. È assurdo. Questa Lamborghini ha veramente... E abbiamo già un filmato subito dopo essere scappati dalla polizia. Vediamo un po', C-Mac. Perché Chao Wu crede di poter interferire con il mio business a Tri-City? Questo è il mio territorio. Hanno i loro giochi, perciò che rimangano fuori dai miei. Io voglio fermarlo e dobbiamo farlo subito. Ruberemo una delle sue auto e poi lo incastreremo con la polizia. Dovete cominciare a muovervi. Adesso! Cazzo, sembra quasi incazzato quanto Cross nel finale di Most Wanted, quando grida in inglese Everyone! Ci ha sbloccato una missione denominata Il Vespaio. La vogliamo fare adesso o magari ci concediamo qualche evento così con la Lamborghini? Perché comunque noi in realtà qualche evento ancora ce l'abbiamo. Che poi non ho capito perché qui in basso, vedete che mi dà attuale. Però se io switch su zero, cioè per andare avanti, vado su disponibile, minchia, c'è molta più roba. Cioè, non ho capito il... Forse attuali sono le gare, diciamo, quelle di un certo livello arrivato a questo punto del gioco. Quindi se vado su, invece, su disponibile, me le dà tutte, può capitare qualche evento magari più facile. Evidentemente vuol dire questo. Ecco perché era sparita questa gara. Sì, è per come ho detto adesso. Vi ricordate da Gold Coast Ausiana? La facciamo adesso. Quell'evento che vi dissi, c'erano Lamborghini, Porsche... Pagani, io avevo ancora, se non sbaglio, la Toyota Supra. Vi dicevo, raga, è infattibile. Non era sparito l'evento, perché infatti avevo detto, ma io non l'avevo completato quell'evento ed è sparito. Ok, c'è anche l'SLR McLaren. Mi ha fatto partire prima. O sbaglio? Minchia, loro erano ancora fermi. Vabbè, vediamo un attimo con la Lamborghini Gallardo. Cazzo, ora siamo all'altezza. È passato un bel po' dall'episodio dove guidavamo la Supra, che poi ce la si poteva fare anche con la Supra. Il gioco, raga, ha i suoi alti e bassi purtroppo. Undercover, proprio gli vedo questo problema addosso. E già si vede anche il discorso che comunque loro non ti stanno dietro, nonostante hanno mezzi del tuo livello. Sto gioco è fortemente strano di brutto, eh. Comunque io gli ho dato qualche settaggio su sospensioni, trasmissione, motori. Sono andato un po' su accelerazione. Perdiamo un po' in velocità massima, però almeno sembra già un po' più... un po' più sveglia, diciamo, la macchina. E avete... Cazzo, sono passato attraverso le travi. Ho capito adesso il gioco come ragiona per quanto riguarda la difficoltà. Devi tenere conto sulle gare che lui ti dà, come ho detto prima, attuale o tutte. Io ho messo su tutte e sono tornato su un evento che ho sbloccato un bel po' di episodi fa. E nonostante hanno mezzi all'altezza, guarda, non li vedi in gara. È assurdo, raga. Ok, quindi Undercover ragiona in questo modo. Ti dà gli eventi in base al punto del gioco in cui ti trovi. Perché comunque, nonostante avete visto la griglia di partenza, avevano mezzi di tutto rispetto, McLaren, Porsche, Lamborghini, ma
distrutti completamente, cioè non li ho proprio visti io in questa gara. Vedi, lì in basso mi dà attuale, questi eventi che mi sta mostrando sono quelli del mio livello. Adesso io provo a fare una gara, vediamo, tipo metto una gara sul circuito e vi faccio vedere che qui la difficoltà è molto 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 più elevata. Infatti ci si bestemmia un sacco su questo gioco. Pagani e Bugatti, vabbè. La Bugatti l'avevamo provata nello scorso video dove l'abbiamo rubata. E in linea generale pensavo di più, ma l'avevo detto nel video, l'avevo detto. Ok, in accelerazione abbiamo dato qualche settaggio, quindi non siamo neanche così male. Spero di non perdere troppo, però in velocità massima. Continuo però a ripetere che a me la guidabilità di queste auto in questo undercover non mi fa tanto impazzire. Vedete che appena tocchi l'analogico colpisci il muro. Raga, ma io non lo butto tutto. Vabbè, quello dopo gli mastico le ossa. Stavamo dicendo, appena sfiori la levetta, cioè, gira troppo l'auto e finisce per sbattere destra a sinistra. Io in Carbon e Most Wanted non ho mai avuto questo problema, anche con mezzi velocissimi. Cioè, la strazzata è molto più fluida. Ho dato qualche sguardo su messa a punto e ho messo tutto su aderenza. Non credo di dover mettere tutto su agilità, perché se metto agilità vuol dire che questo parametro, cioè, va a peggiorare. Se metto agilità, minchia, appena tocchi esplodi. E tra l'altro poi quell'Audi R8 sembrava quella di... Come cazzo si chiamava il boss di Carbon? Ma sapete che... Oh, non mi è rimasto proprio in testa nulla di quel gioco. Cazzo, è grave non ricordarsi il nome del boss finale. Darius, maledetto, con l'Audi R8, Le Mans. Le Mans 4. Guarda quello, col Corvette. Ok, fine del primo giro. Porca troia. Concentrazione. Ma poi perde troppa velocità. Cioè, vedete, ero a 3.30, mica è sceso a 2.70. Non ho né frenato né fatto nulla. Maledetto. Un altro mi ha commentato: Mick, hai visto che si bestemmia qui per la questione di intelligenza artificiale? Lo so, raga. Cioè, vedete quanti tagli ci sono? Sono tutte minacce, non a pubblico ufficiale, per fortuna. Sono tutte minacce a sti bastardoni che non perdono occasione per farti la manovra a pit e buttarti fuori, come è successo pochi minuti fa. C'è stato lì un taglionetto, lì ho ringraziato Dio, la Madonna e i santi. Naturalmente tutti in segreto, non posso rendervi partecipi in queste cose perché mi buttano giù il canale. Però vedete che comunque rispetto alla gara precedente, dove io ho switchato nella selezione dammi tutte le gare disponibili, quelle gare lì erano un po' più vecchiotte. Minchia, raga, quelli erano proprio spariti dalla mappa. Mi stava raggiungendo, comunque è fatta. È stato abbastanza facile, però comunque la difficoltà l'ho sentita. Avevi proprio la pressione che se sbagli, ho anche dominato, se sbagli e so cazzi, non è così scontato. Ok, ci aumenta 11% di freni. Io direi che a questo punto possiamo dirigerci sulla missione Il Vespaio. Vediamo un po', non crasherà perché ti do due schiaffo. Bravo, vedi? Con le minacce, i giochi, le persone diventano molto più indulgenti. Vedi, non ha crashato, perfetto, paro paro. Vediamo un po'. È un furto. Ah sì, perché ha detto... No, vabbè, bella la Pagani, raga. Ma sapete che forse io preferisco Pagani a Bugatti, indipendentemente dal modello, dico, Questo è bello. Ha i suoi anni. Ok, le loro voci qua, raga, si sentono sempre poco. E non ci possiamo fare un cazzo, così il gioco. Ok, ci stanno già seguendo. Questa qui è un'auto rubata da... Non mi ricordo il nome perché l'abbiamo visto una volta che parlava con Chase. Siamo già arrivati. E la seconda volta l'hanno nominato poco fa G-Mac. Secondi scorrono, muoviti. Siamo arrivati, che cazzo vuoi? Pure. Ci sei. Ah, dobbiamo fuggire però. Aumenta... Ah no, dobbiamo aumentare i danni totali. Ok, però... CH22, che cazzo vuol dire? Vai, 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 gira di qua. Perdo un sacco di frame in ste zone, raga. Non è colpa del mio PC. Non abbiamo il NOS. Questo male. Reazione positiva del sospetto.
non ha intenzione di accostare. Il sound però è molto simile a quello Lamborghini, eh. Oh, minchia, che bel traliccio tirato giù. Non è in ritardo, ho commentato dopo. Non ho tirato giù nessuno. No, no, unità super statali. Ha sradicato quel traliccio elettrico. Vabbè, aspetta, aspetta. Facciamoci circondare un pochettino. Aspetta, aspetta, far esplodere. Godo, minchia, qua ho fatto una strage, eh. Ci siamo noi sotto, però questo è un particolare da poco conto. Aumenta danni totali. Ok, sicuramente con l'elicottero sopra la testa non possiamo fuggire, almeno nell'immediato. Dobbiamo aggiustarcela un pochettino. Aspetta. Ah, non ha il NOS, è vero. Ok. Che scandalo però, raga. Come si fa a non avere il NOS? Cazzo, me l'ha messo sulla Bugatti. Anche quello era un mezzo rubato. Ma sai che... Allora, il feeling nello sfondare i posti di blocco, Most Wanted rimane al top dei top. Però anche qua, con i mezzi giusti... Dai, levati dal cazzo, lasciami stare. Non è così male, eh. Alza il freno a mano. Vai, 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 rilascia. Mamma mia, che bella sgommata. Testa coda a 180 gradi. Ok, li abbiamo un po' ubriacati col movement, anche se non siamo su Battlefield. Continua verso sud. Il NOS non ci permette di fuggire facilmente. Dove cazzo è sta zona? Raga, queste sono zone nuove, non le conosco. Niente, mi dava lì un nascondiglio, ma non ho capito da dove cazzo si entrava. Gira di qua, mi ha rivisto, no? Ok, siamo fuggiti, raggiungi la casa di Chao Hu. Ok, è la terza volta che lo nominiamo. Però occhio, perché se ci vedono rientriamo nuovamente in inseguimento, eh. Io penso, ripetendo, che il sound sia molto simile a quello della Lamborghini, eh. Hai capito? Ciao, eh. Hai fatto vedere dai numeri. Gli sbirri cadranno dritti dritti sulla testa di Ciao Wu. G-Mac è così felice che dice di avere un lavoro per te. Chiamami e ci mettiamo d'accordo. Va bene, ora sei nella gang di G-Mac. Ah, ancora non c'eravamo. Mica, sono tre video che lavoriamo per lui. Si è scappato con l'auto di Chao Wu dopo aver disturbato i poliziotti. Tutto ciò che hanno visto è stata l'auto di Chao Wu. Ok, adesso quindi l'attenzione è tutta su di lui. G-Mac sarà contento, immagino. Avremo sicuramente un filmato, no? No, in realtà no. Si è piazzato proprio in una bella villa. Rose Largo, G-Mac ha un lavoro speciale per te. Vabbè, a questo punto allora andiamo direttamente. I federali. Non ci sono altri eventi principali, quindi vabbè, ci spostiamo direttamente qui allora. Vediamo un po'. Sarà sicuramente un altro furto. Redwood Tunnel, 19:40. Minchia, Bugatti, Pagani. Adesso è il turno di Lamborghini Murcielago. Ti fa schifo, Mick? Assolutamente no. Ecco i federali con le Porsche. Minchia, pure l'elicottero non ti colpirà mai, stile Most Wanted. Danni out in questo caso, ok. L'auto che stai guidando è come se fosse la mia. Mi serve qui, ti aspetto un pezzo fresco. Silenzio stampa. Sì, centrale 2-1. Non ha il NOS, non ha il NOS. Minchia, raga, ma tutti i cattivi sono qui, eh. Sembra una mandria impazzita. Via di qua, via di qua, via di qua. Vai avanti. Mica, se li semino così, sono il boss finale veramente del gioco, eh. Adesso faccio cadere qui il traliccio. A proposito di far cadere oggetti, minchia, ragazzi, è stata proprio una... Non so quando uscirà questo video, ma qui al nord è stata una settimana un po' problematica con il maltempo, eh. E ve lo dice uno che per mestiere sostituisce i vetri delle auto. Ma sapete che cazzo di orari di merda che abbiamo fatto? Vabbè, mica straordinari. Sì, ok, però devo anche vivere, nel senso, eh. Se mi devo ammazzare per il lavoro, tanto male prendere una pistola e farla finita, nel senso. No, 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 questo qua lo devo sfondare. Non me ne frega un cazzo! Ha oltrepassato il blocco. Mi aspettavo qualcosa di un po' più cinematico. Vabbè, va bene così. Devo inventarmi qualcosa. Andiamo di qua. Il rallentamento l'ha chiuso lui. Belli quei Porsche coupé. Ci siete? Vai, prenditelo tutto nel culo. Ok, ok, ok. Siamo fuggiti, siamo fuggiti. Possiamo dirigerci
al punto della missione. Ci siamo, ci siamo. Semina, ci siamo. Stai calmo. Ok, hai preso l'autor vintage, Mac è al sicuro dai federali fino a quando non sarai pronto ad eliminare. Ah, cazzo, siamo già arrivati a quel momento. Raga, mi sa che ci siamo comunque, eh. Mi sa che ci siamo. A che cosa mi... Sei sorpreso? Alla fine del gioco. Non è stato difficile avere il tuo numero. Forse credi di poterti nascondere da me. Io sono Chao Wu. Hai rubato la mia auto eppure sei ancora vivo. Molto insolito. Ma io voglio darti un'ultima occasione per rimediare al tuo errore. Ultima occasione? Mi hanno rubato un'auto molto importante che faceva parte di un carico che è sparito al porto. Non è una Audi sicuramente. Ho speso molto del mio tempo e molto denaro per trovarla. Contiene qualcosa di prezioso per me. Ho bisogno di quell'auto. E credo che l'abbia presa G-Mac, il tuo amico. Ho deciso di offrirti un'ultima occasione per salvarti la vita. Sarebbe un peccato perdere un artista come te. I bravi piloti sono difficili da trovare. Non costringermi a cercarne un altro. Ragazzi, l'ha presa G-Mac. Ovvio, è lui è quello che comanda, ma siamo noi che abbiamo lavorato per lui. Quindi vuol dire che l'abbiamo presa noi, ma non so di quale auto stia parlando. E continuo a rimanere proprio nel mistero perché veramente non lo so, ma... di quale oggetto sta parlando? Cioè, cosa c'è in questa macchina? È quello che mi chiedo, perché è strano. Vediamo se è già apparsa... mi sa di no. La missione principale, perché sono proprio lì con il pallino per continuare. No, niente. Abbiamo qui rampa d'uscita Gold Coast. Ho provato adesso a fare la battaglia in autostrada. Mi distruggono completamente, raga. O c'è qualcosa di settato male in questa Lamborghini, ma... cioè, vince proprio per il distacco. Non riesco... a stare dietro. Era una sezione in autostrada ma con tante curve. E... oddio, non è che ho colpito così tanti muri, però mi ha completamente demolito. Bella con l'Audi R8 comunque, eh. In mezzo a questa marmaglia di supercar, Audi R8 al suo perché, no? Perché sennò mi dicono, mica odi troppo Audi. No, no, l'R8 a me piace molto come auto. L'abbiamo guidata anche su Driver. Scusami, San Francisco, io detesto lo stile di guida di questo undercover, raga. Cioè, quando vedi che l'auto inizia a sbattere a destra a sinistra, mi sale. Mi sale un cringe infinito, mi sale. Perché non. Cioè, non posso farci niente per impedirlo. È sensibile lo sterzo. Nonostante ho messo tutto su. Su aderenza. Dopo provo a mettere tutto su agilità. Vediamo che cazzo succede. Uno mi ha commentato, Mick, il tuo controller che ha problemi. Io penso sia più un problema di. Del gioco. Che magari sai, il pad. È comunque l'ultimo Xbox, perché è quello, della, è quello che ti vendono se compri la serie S o la X. Magari non è ottimizzato tanto bene per questi ultimi controller. E la sensibilità te la prende un po' a cazzo. Dopo magari provo a... anzi, provo adesso, sapete cosa vi dico? Non se può fa. Non se può fa. È così, raga. È così e basta. Cioè, vedi, è veramente tanto... hai visto come ha fatto destra a sinistra? È veramente tanto imprevedibile. Con altre auto, ma già dalla BMW l'ho notato, con le altre auto era già un po' più diverso. E lasciavi l'acceleratore, sai, nelle curve la lasciavi scorrere un pochettino. Qua è molto abusiva. Che poi, ripeto, non butto mai... oh, Audi si è schiantata. Non butto mai l'analogico tutto a sinistra o tutto a destra. Cioè, io tengo sempre la levetta in avanti, no? La levetta a sinistra. E quando devo girare la tengo sempre in avanti, ma giro. Però nonostante questo, niente, mi dà delle botte di sensibilità incredibili. Bella Porsche, eh. Prossimo episodio sicuramente. Ecco, ve lo volevo dire, ho sbagliato strada poi. Passiamo sicuramente al Carrera GT, perché è un mezzo che secondo me... figurati se non lo colpio. E abbiamo perso già, vedete, non c'è quell'effetto elastico che ti permette di sbagliare. Qua sbagli hai perso. Si bestemmia tantissimo su questo undercover, io ve lo dico. Poi non mi dite, no Mick, io l'ho comprato, tu mi avevi detto che era un gioco tutto tranquillo. Sì, ho detto proprio così, ho detto. Occhio perché qui c'è una scorciatoia che sbaglio sempre, tipo questa. No, no, non è tipo questa, è proprio questa. Ok, rallentamento, perché qua mi mette proprio il veicolo lì, o lo deve prendere Mick in pieno, perché sennò... se no non si chiama Need for Speed e non siamo sul suo canale. Forse dopo 8 riavvii dovremmo aver vinto la gara.
Minchia, ragazzi, che fatica, oh, che fatica. Cioè, se non lo comprate e non provate, non potete capire. Abbiamo dominato, sì, ok. Minchia, ma c'è stato lì Darius con la sua Audi R8 Le Mans 4. Oh, imprendibile, eh. Arrivato a un certo punto non sbagliava più nulla. Basta, non vedevi più. E abbiamo già un altro filmato, va bene, vediamo. Per fermarci, dobbiamo sistemare G-Mac. Ciao, Wu non sa che si sta mettendo in trappola da solo. Possiamo averli tutti. Questa è l'occasione che stavamo aspettando. Raga, mi sa che siamo quasi a fine gioco, eh. C'è anche da dire che ci sono un sacco di eventi da recuperare, però sai, più o meno sono abbastanza ripetitivi, nel senso, cioè, lasciatemi passare il termine. Battaglia in autostrada. Questa qui non so quante volte l'ho provata, raga, non riesco a farla. Ok, mi è capitata di nuovo Corvette. Nei precedenti tentativi mi era capitata la Lamborghini Murcielago. Raga, mica mi distanziano e è nada da fare. Vincono proprio per il distacco, cioè, nel senso che se ne vai e non lo vedo più. Adesso riprovo con voi. Siamo con il secondo riavvio, solo di adesso, eh. Qua devi avere culo che lui si schianta, perché sennò non lo vedi più, raga. Cioè, ha un'accelerazione paurosa. O è il mezzo buggato come su Carbon, lì con la Viper. Adesso, avete visto qui quanto è stata lenta in ripresa? Non so perché fa così la macchina. Poi manco il nostro stavo usando e non lo riuscivo a superare, eh. Godo. Minchia, ragazzi, la guida è veramente difficile. Queste auto è veramente difficile. Cerchiamo di non colpire niente. Vai, 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 vai. Mamma mia, che paura, ci ha recuperati, lo so. Ma di brutto pure ci ha recuperati, eh. Se no deve scadere il tempo e vince chi è davanti. Superato. Minchia, se questa non è una gara tesa, pensate che culo che ha avuto. Godo. Va bene. Io ho dovuto usare sto cazzo di rallentamento, sennò poi colpisci le pareti. Minchia, guarda quanto ti rallenta. Lo fanno loro, non è così, Cioè, ok, fare il gioco difficile, però non è che devi cercare gli inghippi qua. Cioè, fallo difficile con un minimo di logica, di ragionamento. 6 secondi, forse ce l'abbiamo fatta. Ma ripeto, ve lo dico senza nessun tipo di problema, nel caso dovessi farcela, ci sono voluti tanti tentativi, una decina come minimo, non ve lo nascondo. Devo ammettere però che questa tipologia di evento mi piace, perché ti mette tensione, questo lo dico senza nessun tipo di problema. Questo evento, questo tipo di evento mi piace tanto, è bello. Dobbiamo trovare quel veicolo e dare il colpo di grazia all'organizzazione di G-Mac. Inizia da Nickel. Ho la sua posizione, va a prenderlo. Vabbè, allora seguiamo gli ordini di Chase. Ritorniamo quindi nella seconda zona. Rogers Nickel, quello lì di colore che abbiamo battuto un po' di tempo fa. Silverwood Bridge, 18:39. Dobbiamo metterlo fuori gioco come è successo, come abbiamo fatto anche con Zack e Hector. Ha una Viper SRT10, se ho visto bene, un SRT, sì, sì, un SRT. Dobbiamo proprio eliminarlo, ma sapete, perché ha fatto retromarcia? Nickel stava fuggendo, ma porca troia che botta. Sì, vabbè. Ok, ok, ho capito. No, sì, ma dicevo che ha fatto la retro, perché sì, ok, noi dobbiamo distruggerlo, tirarlo giù, ma in un modo un po' più camuffato, anonimo. Cioè, non è questo in realtà il vero obiettivo, no? Cioè, quando abbiamo eliminato Hector e Zack, ce l'ha fatto fare in un modo un po' più amichevole, no? Poi il mezzo gliel'abbiamo messo fuori uso e lui è stato beccato dai nostri agenti. Cazzo. Bella la Viper, eh. Però mi sa che ormai
Non so manco se riesco a comprare il carrier AGT, perché siamo proprio a fine gioco, mi sa, eh. Ha preso la scorciatoia e m'ha fregato, rotti in culo. Ecco. Basta, è distrutto. Ancora. Oh. Ha distrutto l'auto di Gigino, ha distrutto. Cazzo. Eccolo. Ma raga, ma non... Michele è al tappeto. C'è proprio l'animazione dell'auto che... Vabbè. Denaro zero. Ci mancherebbe pure che mi paghino per... Ciao, vuole che consegni l'auto. Ci facciamo un evento qui con la polizia, così vediamo anche un po' com'è nei veri... Oddio, veri, tra virgolette, veri inseguimenti. Minchia. Ah, perché il NOS all'inizio non te lo dà manco negli eventi contro la polizia. E niente, ciao, vuole che gli riconsegniamo il veicolo. Penso intenda la Pagani, Cazzo, per metterla così, tra virgolette, in prima pagina, vuol dire che il mezzo più importante in questo gioco è la Pagani e non la Bugatti, eh. Avranno pagato fior di... fior di dindini, per forza, per una cosa del genere. Aspetta che faccio già un bello strike. Venite, venite. Qua tutti giù li tira. Porca troia, che botta che ha dato quello. Centrale 10-25. Ripeto, lo becco in contromano. Mi servono soccorsi sulla mia posizione. Mossati! Distrutto. Veicolo sospetto avvistato. C'è neanche per te. Dove... Ma come mi frega? Guarda, hanno proprio paura di essere colpiti da un Lamborghini. Ok, sicuramente ha preso una bella botta. Eccolo. Cazzo tossisce, che cazzo c'ha il COVID? Questo è mio però, eh. Rallentamento, stile most wanted. Che, vedete, in qualche modo la magia funziona pure qua. Non nello stesso modo, però sai, più o meno. Negativo, niente federali. Questa è la nostra operazione. Come niente federali? Dici niente federali e poi chiami qua unità federale neutralizzata, appunto. I Porsche, maledetti. Oddio, si è aperto il cofano dietro. Chiudilo, chiudilo. Sì, mi stanno usando come sacco d'allenamento. Ok, unità superstatale neutralizzata. Oh, maledetto. Aspetta, aspetta, abbiamo un altro. Funziona, raga, funziona. Ho inventato qualcosa che funziona. La strada è bloccata più avanti. No, aspetta. C'è un posto di blocco di là. Me li posso mica... perdere così, minchia, però è molto più facile fuggire. Qua i Most Wanted ti bloccavano in un secondo se facevi le manovre così. Ok. Venite, 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 che qua faccio strike. Tutti giù li tira. Guardate la minimappa, guardate subito la minimappa. No, non li ha distrutti tutti. Levati dalle balls. Occhio a non incagliarci nei frammenti. Allora, diciamo che forse a un livello di priorità così alto la polizia si apprezza un po' di più. Non ai livelli di Carbon, Most Wanted. Per carità di Dio, che bel volo che ha fatto. Però dai, ha una sua fetta di divertimento anche qua. Dai, più o meno, più o meno. Però vedi, tipo qua in Most Wanted già ti avevano incagliato. Cioè, se non avevi una trazione integrale, era tutto uno slittare di ruote. Posso dire, occhio perché abbiamo il tempo. Cazzo, ma me ne sono accorto. Questo è mio. Vai! Passa in mezzo come se fosse burro. Guardali, maledetti. No, dai, ammetto che a questo livello di priorità gli inseguimenti non sono così male. Però purtroppo la fisica di Most Wanted, vabbè, poi anche tutta l'ambientazione, la grafica, proprio il gioco in generale te li fa apprezzare ancora di più. Però ammetto che forse li ho criticati un po' troppo. Dai, no, a questo livello di difficoltà a me piaccio. Ma maledetto. Il discorso è che non è facile fuggire manco qui però, eh. Andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua. Vedo che c'è un posto di blocco da sfondare, eh. Ok.
Vedi, il suo perché ce l'ha, Non ha neanche le inquadrature in realtà di Most Wanted, quindi non è che non li apprezzi appieno. Va bene ragazzi, a parte questo, spero che questo 11° episodio dedicato alla serie di Need for Speed Undercover vi sia piaciuto. Fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate. Ho dovuto abbandonare l'evento di fuga e non si riesce, raga, è veramente difficile. Mi sono accorto anche che in molti punti ti dà l'oggetto da tirare giù, ma non vai là e non c'è. O perché non gioco con i dettagli ultra e quindi non carica certi elementi dello scenario. Qualcuno potrebbe pensare, amico, vabbè, magari ha un livello, diciamo, di mappa più alto, c'è una sopraelevata. Non c'era proprio nulla. C'era una sola strada che se facevi il giro sulla destra ti portava su. Non c'era proprio l'oggetto da far cadere per distruggere le auto. Metti in pausa perché sta già arrivando la polizia. Qui secondo me, se non giochi con i dettagli alti, alcune cose dello scenario distruttibile non te li carica, raga. Sono abbastanza convinto. Comunque, a parte questo, io come sempre vi ringrazio per tutto il supporto. Ci vediamo al prossimo video.